Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione sportiva, in studio Giulia Guerrini. Nel derby Allegri punterà sulle stesse armi usate con Verona e Atalanta, sponde e attacchi alla profondità delle punte e inserimenti delle mezzali. La contromossa bianconera prevede di attirare in avanti difensori e centrocampisti per poi attaccare velocemente la profondità alle loro spalle. Tutto per permettere a Vlahovic, Morata e Dybala, o Cuadrado se Allegri dovesse decidere di far rifiatare la gioia, di sfruttare tecnica e velocità in spazi larghi. Il Torino cercherà invece di cancellare la negativa statistica di 0 gol nei big match, finiti tutti con un gol subito contro Juventus, Napoli, Milan e Inter. Per farlo, mister Juric dà ancora fiducia a Sanabria, sostenuto da Brecalo e da Pobega o Piazza. Tuttavia Belotti ha mostrato di essere in grado di giocare e scalpita per sottrarre la maglia da titolare al paraguaiano. In mezzo al campo riecco Lukic e Mandragora, scontata la squalifica. Sulle fasce Singo e Vojvoda. La primavera granata perde contro il Milan per 1-0 nella gara della 19esima giornata di campionato. Gol al 71esimo di Marco Nasti. Marta Bassino è soddisfatta della sua prestazione nella discesa della combinata femminile a Pechino 2022. La piemontese ha chiuso appena fuori dalle prime 10. C'è la possibilità poi, con lo slalom, di recuperare posizioni e chiudere almeno tra le prime 6. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. In regia, Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.